E allora noi invece voltiamo pagina perché abbiamo sulla passerella uno dei più importanti designer couturier, diciamo proprio couturier, perché entriamo nella alta moda. L'haute couture è davvero di grande abilità, perché vuol dire disegnare personalizzando il capo su ogni persona, ogni donna, e questo forse è il momento giusto, è il giorno giusto per avere l'abito unico, irripetibile. Lui da bambino sognava di disegnare gli abiti per le bellissime soubrette, ma quando è diventato oggi celebre è diventato uno degli stilisti preferiti proprio dalle star dello spettacolo. Nato a Lamezia Terme 39 anni fa, ha studiato tra Firenze e New York. A soli 23 anni partecipa alla sfilata la più importante in Italia, la Piazza di Spagna, e si è imposto l'attenzione alla critica collaborando proprio con l'atelier famosissimo delle sorelle Fontana, ma anche con la preziosa Maison Gattinoni. Dal 1996, quindi ricalcolando più o meno sono quasi 15 anni, Anton Giulio Grande presenta la sua collezione. Ammiriamo la sua haute couture sul palco, Anton Giulio Grande Couture. Camino hacia tus pasos, yo camino hacia él sin rumbo. Camino hacia él sin rumbo. Sin rumbo. Desesperado. Con me
Guarda che meraviglia, che quadro straordinario di arte, no? Davvero ricorda dei quadri artistici della nostra storia, della nostra cultura. Da dove ti ispiri per tutte queste creazioni? Ma hai detto bene, all'arte, alla storia della moda, alla storia degli stilisti quelli veri. Io sono cresciuto negli anni '80, insomma da piccolissimo volevo fare questo mestiere, quindi sono nato con i grandi Valentino, Versace, Gianfranco Ferrari, quindi insomma un po' all'arte e alla moda, quella vera dei grandi couturier che adesso insomma sono un po' pochi rimasti. Senti, direi quasi che è un po' una moda un po' audace per il giorno del sì. Questo è un po' l'intento, no? Quello di fare diventare quel giorno un po' meno impacchettato, tra virgolette. Ma sì, i tempi sono cambiati, penso che una donna oggi voglia essere sempre meno bambola ma sempre più moderna, quindi perché no, un tocco di sensualità non guasta. Voglio dire, io amo molto le donne, quindi so quello che le donne chiedono e chiedono di essere belle, quindi insomma una donna troppo pesante, troppo coperta no. Magari alcuni sono un po' esagerati, vanno meglio più per le spose dopo abiti o cerimonia. Però sicuramente l'abito da sposa deve avere una allure di modernità, di internazionalità e non deve essere più l'abito un po' bigotto, delle favole. Un po' come è sparita questa cosa. Poi le donne sono prontissime per essere così, pronte a usare, a diventare protagoniste in modo un po' diverso. Quali sono i tessuti che usi e ti piace di più? Poi fra l'altro tu insomma stai facendo couture da tanti anni, ormai quanti sono abbiamo detto? Ma ho iniziato nell'alta moda a Roma nel 1997 con la mitica Piazza di Spagna, che adesso ahimè non si fa più da 10 anni, quindi insomma sono oltre 15 anni di alta moda, che comunque non faccio più a Roma ma faccio nel mondo. Settimana prossima parto per la Fashion Week di Malta, poi sarò a Lugano, insomma in Russia, faccio moltissimi viaggi all'estero dove ci sono ancora delle nicchie di mercato che apprezzano questo tipo di abito, soprattutto il Made in Italy. Ecco, parliamo sempre dell'Italia, no? Oggi forse anche in questo settore, purtroppo che è il nostro fiore all'occhiello, siamo un po' poco riconosciuti, no? Cioè la moda italiana, che poi è più amata di tutto il mondo, poi ha grande successo all'estero di più. All'estero tantissimo, rimane un fiore all'occhiello, rimane una, come posso dire, un sinonimo di qualità e di prestigio. In Italia è un po' inflazionato, un po' tutto, sono cambiati gli anni in cui ho iniziato io, vedo adesso molto più pressapochismo, le cose sono più approssimative, adesso è facile diventare stilisti con quelle aziende, due investimenti da fare, un copia, come anche i giornalisti, no? Le giornaliste di moda, tu sei una donna dello show business, però sei anche un'apprezzatissima giornalista di moda, apprezzata in tutto il mondo, insomma ti vediamo da New York a Parigi eccetera eccetera. Un po' cambiato, ci sono le blogger, ci sono appunto questi stilisti, ci sono più brand che couturier che stilisti adesso. Eppure invece una donna straniera, quindi George Clooney si sposa e a un certo punto diventa la donna più elegante del mondo, indossando quasi esclusivamente Made in Italy. Assolutamente sì, pochi pezzi, credo un McQueen, è lo stilista che è Oscar De La Renta, poi tutto il resto è italiano, quindi insomma l'alta moda è sempre riconosciuta e apprezzata ovunque, nei red carpet, è bellissimo proprio questa cosa. Bene, allora ti ringraziamo veramente della tua moda straordinaria, insisti ancora altri tantissimi anni, va bene? Grazie, Antonio, di averti rivisto. Bene, anche per me. Anton Giulio Grande!